Salve, se con logica non ci si riferisce solo al modo di ragionare, come già ho spiegato nel video precedente, ma ci si riferisce innanzitutto al fondamento, che è la possibilità del pensare stesso, della logica, della riflessione, è possibile sostenere che la logica, intesa come fondamento, come struttura originaria, presente nel piano logico-fenomenologico immediato, originario, sia già incorporata nell'esperienza, perché l'esperienza già contiene un fondo logico, ogni esperienza, in quanto ogni esperienza, in ogni esperienza appare l'incontraddittorietà dell'essere, di qualunque ente, di qualunque cosa e quindi de anche dell'evento stesso che appare. L'evento A, di cui abbiamo esperienza, testimonia in maniera immediata, evidente, incontestabile di essere quell'evento A e di non essere quell'evento B. Ora, addirittura una interpretazione fallace o ritenuta tale di un evento è quell'evento che è l'interpretazione fallace di un certo qualcosa e non una interpretazione fallace di un altro evento, oppure è l'interpretazione ritenuta fallace di una cosa e non la non interpretazione fallace di un certo qualcosa. Mi viene in mente l'esempio, no, che ha fatto Tristero di una persona che guarda lontano una finestra e crede mi pare di ricordare che quella persona scambia la lampada, cioè scambia una signora anziana che sta dietro la finestra per una lampada, non ricordo bene, però in sostanza c'è un fraintendimento di questo tipo, cioè si scambia una signora per un oggetto. Ora, in realtà, nel campo coscienziale di chi ha questo abbaglio, appare veramente la persuasione che quell'evento sia il guardare un vaso, una lampada e non una donna, una signora anziana. E poi sì, avvicinandosi nell'esempio di Tristero, le persone in questione, l'uomo, le persone in questione, vedono meglio. E quindi in loro appare, no, una forma che rappresenta una signora anziché un vaso o una lampada. Ma in tutta questa spiegazione, che è l'esempio classico che fanno i materialisti, è sottointesa l'idea che esista una realtà fisica oggettiva esterna da noi che noi interpretiamo. Ma attenzione, chi l'ha detto che sia così? Chi l'ha detto che sia questa la struttura della realtà? Non dobbiamo presupporre questo, noi dobbiamo essere neutrali all'inizio, basarci solo su quello che ci dice il piano fenomenologico e la struttura incontraddittoria presente in questo piano. Allora vuol dire che noi dobbiamo ragionare non presupponendo che ci sia un mondo fisico esterno che viene interpretato più o meno correttamente da noi, perché potrebbe darsi che invece non esista un mondo fisico esterno, ma che ci sia la struttura indicata da Severino, cioè che la realtà sia un insieme sterminato di innumerevoli fotogrammi coscienziali, tutti compresenti in una dimensione trascendentale infinita e che appaiono processualmente, uno alla volta, nella nostra dimensione finita, ma anch'essa eterna. Cioè nel nostro cerchio del destino, nel nostro campo coscienziale, finito ma eterno. Poi, in verità, potremmo dire più precisamente che noi siamo il cerchio infinito, siamo la coscienza assoluta che sperimenta se stessa in modo limitato, credendo di essere solo quella e non altro. Ora, questa struttura fa sì che non esista il fotogramma nel quale è presente una donna anziana, una signora anziana dietro la finestra, che viene malinterpretato
tale evento da altri osservatori. No, no, se è corretta questa struttura, non esiste un corpo fisico, non esiste il mondo fisico, esistono solo momenti coscienziali. Esiste solo la coscienza di ciascuno e i momenti, i contenuti coscienziali che appaiono per come appaiono e che sono per come appaiono. Quindi vuol dire che in quella sequenza di fotogrammi non esiste il fotogramma nel quale è rappresentata la figura di una signora, fin tanto che nella coscienza di quegli individui non appare il fotogramma dove si rappresenta il toglimento di quel relativo errore. Cioè, nei fotogrammi iniziali, in loro appare una forma che vedono da lontano, una forma sensibile, che è veramente quella forma sensibile che loro vedono da lontano, cioè corrisponde veramente a quella configurazione visibile, quella sagoma in ombra, eccetera. Non è un'altra cosa, è proprio quella sagoma. Con aggiunta la persuasione dell'interpretazione che è incorporata nel fotogramma stesso, per la quale, si interpreta quel fotogramma, quel contenuto del fotogramma, come se fosse un vaso o una lampada. Poi, nei successivi fotogrammi appare un contenuto sempre diverso, nel quale è già incorporato un tipo di interpretazione che cambia a sua volta, cioè che è corrispondente al contenuto variante, fino ad arrivare al fotogramma nel quale appare l'interpretazione che quei fotogrammi vissuti prima fossero una interpretazione sbagliata, ma appare solo lì, ed è presente solo lì, e solo come interpretazione, anch'esso. Ma la struttura originaria è sempre presente in ogni fotogramma. Non è che il vaso, cioè non è che quella figura fosse un vaso prima e dopo si trasforma in una signora. La figura di prima non è quella di dopo, sono due contenuti coscienziali diversi che esistono da sempre, secondo la struttura di Severino. Allora, perché ho fatto questo esempio riparlando di Severino? Per far capire che siccome esiste anche quest'altra ipotesi della realtà, che non è contraddittoria a differenza del materialismo, tra l'altro, non si può interpretare qualunque evento solo in chiave materialista, ma bisogna sapere che non solo il materialismo non è l'evidenza, non è l'unica ipotesi che esiste, ce ne sono anche altre come quella di Severino, ma per giunta è pure contraddittoria. E quindi bisogna andarci cauti quando si interpretano degli esempi, delle cose, presupponendo come al solito i presupposti del materialismo, che sono invece come minimo infondati, perché non appare l'evidenza di quei presupposti come certi, ma appare solo la volontà che siano certi. E la volontà non dimostra che siano veri. Ok? Spero che sia chiaro.